Un'Atalanta cinica punisce il Tavagnacco e conquista i primi tre punti della sua stagione. Al Comunale la partita termina 2-0 per le bergamasche, che con una rete per tempo piegano le friulane. Nel Tavagnacco esordio di Federica Cavicchia, appena arrivata dallo Zurigo e subito schierata da Mister Rossi. Al 17esimo è proprio Fracaros a rendersi pericolosa, con la giovane friulana che aggancia dal limite e fa partire un tiro a incrociare che sfiora il palo. Buon inizio per il Tavagnacco, ma l'Atalanta non molla e prova ad affidarsi al contropiede. Al 22esimo Scarpellini si trova tu per tu con Piazza, la salta e fa partire un tiro che Camporese intercetta sulla riga di porta. Al 33esimo Cambiaghi fa quello che non era riuscito poco prima a Erzen, impegnando Piazza che riesce a bloccare in due tempi. Al 36esimo un'indecisione della difesa gialloblu consente a Stracchi di segnare la rete del vantaggio, con un preciso fendente dall'interno dell'area. Poco dopo si fa male Fracaros, che cade male dopo un duro intervento di un'avversaria e riporta una probabile frattura a un arto superiore. Il Tavagnacco accusa il colpo e fatica a proporsi in avanti. Ripresa arida di emozione al Comunale, la prima conclusione di Erzen all'ottavo, che prova a girare debolmente di testa senza però sorprendere le May. La squadra di casa non riesce a scardinare la difesa avversaria. Le giocatrici del Tavagnacco le tentano in tutti i modi di raddrizzare la partita, ma senza la dovuta lucidità. Al 35esimo a trovare la via del gol è ancora l'Atalanta mozzanica, con Pellegrinelli. Dopo una prima conclusione di Cambiaghi, respinta da Piazza, la numero 7 bergamasca è brava ad avventarsi sulla palla, deviando in gol. La squadra di casa è incapace di reagire, al 45esimo ancora Cambiaghi va vicina alla rete, con una botta potente deviata in angolo da Piazza. Non accade più nulla e il match termina dopo 3 minuti di recupero. Il prossimo turno, sabato 20 ottobre, le friulane saranno di scena a Milano contro l'AC Milan.